Teleduruti, una televisione monolocale. Casarsa, in questo cimitero è sepolto Pierpaolo Pasolini. Finalmente vedo la tomba non soltanto in fotografia. Adesso Piero Colussi può Casarsese può raccontarti l'organizzazione di questa tomba che accoglie in un modo molto spartano, come si vede, Pierpaolo Pasolini, morto nel 75, e accanto a lui la mamma Susanna Colussi, non è parente di Piero, che è morta nell'81. Questa tomba è stata disegnata, è stata organizzata per la prima impostazione da un famoso architetto, almeno in Friuli, l'architetto Gino Valle. Poi è stata di recente ristrutturata e riorganizzata con delle piante dal Centro Studi Pierpaolo Pasolini. Piero può raccontarti meglio di me tutti i dettagli. Piero. Ma non ci sono molte cose da dire. Ho scelto di posare questa pietra con semplicemente il nome e la data della morte e della nascita di Pierpaolo Pasolini, di Gaina Giuseppe, pittore, amico di Pasolini. All'epoca scelse di piantare una pianta di alloro, che è la pianta dei poeti, per cui la tomba era composta da questo alloro, da questa pietra e da questa pietra che vediamo qui lungo il percorso del cimitero, che voleva essere un segnale per chi entrava in questo cimitero, che indicava la presenza di questa tomba. Qualche anno dopo, alla morte della mamma Susanna, avvenuta 6 anni dopo l'omicidio di Pasolini, fu aggiunta appunto la tomba, come era giusto che fosse, che riposassero insieme. Oggi in questa tomba molto semplice sono presenti i fiori e le piante di questa terra, di questo Friuli, le viole, le primule. C'è questa rosa che sta sfiorendo, ma questa è la rosa di Susanna, perché era la rosa della casa Colussi qui di Casarsa, e Paolo De Rocco, che è un caro amico, un architetto, figlio di De Rocco, che è stato amico di Pasolini, è un pittore importante di questa zona, ha conservato per tanti anni questa rosa, e pochi mesi fa l'abbiamo ripiantata qui. Per cui insomma vuole essere un ambiente, diciamo così, domestico. Poi l'alloro era morto, si era seccato apparentemente l'inverno scorso, perché col freddo insomma praticamente si era seccato, e invece miracolosamente è di nuovo sono rispuntati dei germogli che adesso hanno dato già insomma queste piccole fuoriuscite vegetali che magari ricostituiranno l'alloro come prima. Sì, perché è sempre col ceppo lì. Qui troviamo, oggi non ce n'è, ma troviamo spesso sulla tomba di Pierpaolo o dei sassi appoggiati, oppure sotto i sassi spesso tanti bigliettini, perché è un luogo che viene visitato quotidianamente per un viaggio del ricordo, della memoria, della testimonianza, dell'affetto, della nostalgia anche, da visitatori che davvero vengono da tutto il mondo, sia al Centro Studi ma poi soprattutto qui, e vengono a lasciare spesso questi bigliettini che raccogliamo e che sono sempre
motivati e realizzati con parole bellissime, molto dolci, molto commosse, senza fare della retorica, ma è un luogo che evoca un grande italiano. Tele2 Ruti, una televisione monolocale.